Nella puntata di ieri abbiamo visto come il Signore prende sul serio l'offerta di farsi vittima per la salvezza dei peccatori e per la salvezza delle anime purganti da parte di Padre Pio. E quel 7 settembre del 1910 a Piana Romana il Signore gli dona appunto il grande dono delle stimmate come segno della sua partecipazione e della sua offerta alla passione di Cristo. Padre Pio capisce, corre spaventato, corre pieno di confusione, ma anche, vedremo, anche pieno di vergogna dal parroco di Pietrelcina, Zitore, Don Salvatore Panullo, e gli chiede di pregare con lui affinché il Signore gli togliesse quel piccolo segno come di una moneta di un centesimo che aveva ricevuto sulle mani e anche ai piedi e lo facesse soffrire nel nascondimento. Don Salvatore come gli risponde? Ed ecco qui che torniamo a Lettera ai sacerdoti di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella. Don Salvatore gli risponde: figlio mio, io ti aiuto a pregare e a chiedere a Gesù che ti tolga questa confusione. Però, se è volontà di Dio, devi piegarti a fare in tutto e dappertutto la sua volontà. E ricordalo, perché se ciò è per la salvezza delle anime e per il bene del mondo intero, tu devi dire a Gesù: fai di me ciò che vuoi. Anche queste parole certamente dettate dallo Spirito Santo a Don Salvatore perché potesse sorreggere, incoraggiare un giovane sacerdote come Fra Pio da Pietrelcina che si vede appunto inabissato in un mistero molto, molto, molto più grande di lui. E non sarà un caso che lui dirà di se stesso: io sono un mistero a me stesso. Dire a Dio e al Signore: fammi vittima, e il Signore lo ha accontentato. Come Padre Pio reagisce? Ho accennato al senso di vergogna, che non è la vergogna per un fatto, come dire, che io ho, per un fatto brutto che ho commesso e poi sento questo senso di vergogna, no, è appunto l'umiliazione. Egli non vuole essere un fenomeno, non vuole essere sulla bocca di tutti, non vuole essere un personaggio pubblico, poi ahimè questo è avvenuto, ma lui è rimasto sempre un frate che pregava, un frate che celebrava messa, un frate che praticamente assolveva in queste mura, qui, in questo convento, dove ha vissuto più di 50 anni. Quella stessa vergogna che gli impedirà addirittura di rivelare questa prima stigmatizzazione che aveva ricevuto a Pietrelcina al padre suo spirituale, padre Benedetto Nardella. Questa vergogna che potremmo tradurre con la parola umiltà. Ogni sacerdote, quando alza quella mano e assolve, quando quel pane diventa corpo e quel vino diventa sangue, e quando presenta la parola di Cristo, dovrebbe avere questo senso di vergogna, che è senso di umiltà per un dono ricevuto, ma certamente immeritato. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.